Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di iSir. In questo episodio parleremo di una cosa molto semplice che viene spiegata alle scuole elementari. Sto parlando del verbo have. Il verbo have, quando non è utilizzato come verbo ausiliare, significa semplicemente avere. E io mi ricordo che alle scuole elementari, quando mi hanno spiegato come si dice io ho una mela, mi hanno detto che si dice I've got an apple. Io quando dissi alla maestra, maestra scusi, ma got cosa significa? Mi fu detto che era un rafforzamento. In realtà questa cosa non è sbagliata, ma può generare confusione, perché in inglese se voglio dire ho una mela, posso semplicemente dire I have an apple. Quindi da dove nasce quel got? Il got è semplicemente il participio passato di get. Dato che get significa prendere, I have got può significare anche, anzi significa, ho preso. Però in inglese britannico, quindi soprattutto in Inghilterra, dire I have got ha lo stesso significato di I have. Quindi se io dico I have an apple o I have got an apple, in Gran Bretagna, soprattutto in Inghilterra, questa cosa va benissimo, perché loro non lo traducono come ho preso una mela, ma come ho una mela. Tuttavia questa cosa, soprattutto per chi sta iniziando a imparare l'inglese, come quando ero io alla scuola elementare, può generare confusione e non capisco perché viene spiegata. Anzi, lo capisco, perché molto spesso i libri che vengono dati agli studenti che stanno imparando l'inglese e che sono a un livello base, vengono fatti da autori britannici e quindi loro mettono la loro versione. Il fatto di omettere got e quindi dire I have è una cosa che si è evoluta da quel che ho capito quando, diciamo, il continente americano e quindi gli Stati Uniti si sono formati e quindi l'inglese britannico e l'inglese americano hanno preso una sorta di deviazione. Sono la stessa lingua, ma hanno molte differenze, sia per alcune parole, sia per il significato di alcune parole, sia per come alcune parole vengono scritte. E questa è la prima differenza di cui voglio parlare. Omettere il got funziona anche se voglio fare una domanda, se io voglio chiedere a un amico se ha una mela, potrei dire tranquillamente Have you got an apple? Ma va benissimo se dici Do you have an apple? Infatti, siccome nel secondo caso non c'è l'ausiliare have e le domande devono iniziare con un ausiliare, sempre, bisogna mettere il do, che è, diciamo, l'ausiliare generico che in italiano non si traduce. È anche vero che negli Stati Uniti il do molto spesso nelle domande viene omesso. Quindi negli Stati Uniti potreste sentire robe tipo Hey, you have an apple. Funziona. Tuttavia, io preferisco l'inglese britannico, sia nel modo di scriverle, sia nell'insieme di parole che io utilizzo, e sia nella pronuncia. Anche se alcune volte faccio delle eccezioni, perché preferisco pronunciare parole come vengono pronunciate in America rispetto che in inglese britannico. Molto bene, nella prossima lezione parlerò di un altro uso della forma to have got, che significa un'altra cosa. Quindi restate sintonizzati, iscrivetevi al canale, così che quando nuovi video saranno pubblicati, sia per questo format di iSir e sia per quanto riguarda gli anime della nostra infanzia, Jim Blot e i Condotti PS saranno pubblicati, voi sarete informati. Quindi grazie per aver visto questo video e ci vediamo la prossima volta. Ciao!